si è conclusa a Teggiano alla tavola della principessa Costanza, organizzata dalla Proloco Teggiano in collaborazione con il Comune di Teggiano e con la Regione Campania. Quella andata in scena nella città d'arte del Vallo di Diano da sabato 11 a lunedì 13 agosto era un'edizione particolarmente attesa della manifestazione che quest'anno festeggiava i suoi 25 anni. E le aspettative non sono state certe deluse. Le nozze d'argento di Teggiano con la sua principessa Costanza sono state salutate da una entusiastica invasione di turisti e visitatori che hanno abbondantemente superato quota 40.000 nell'arco delle 3 giornate. Per una organizzazione straordinaria di grande difficoltà e complessità, devo riconoscere che l'organizzazione ogni anno riesce a superarsi, riesce a dare il meglio di sé. Anche quest'anno la principessa Costanza ha raccolto tantissime persone, tutte stupite e meravigliate per l'offerta artistica, culturale che connota la manifestazione della principessa Costanza. Grandi eventi, grandi momenti, grandi artisti che confluiscono qui a Teggiano in un panorama, in un contesto, in una veste davvero suggestiva, perché c'è un tuffo, si sente il tuffo nel periodo medievale rinascimentale ed è bello vivere il nostro territorio così, viverlo con queste note, con queste atmosfere.